Molto è stato scritto in questi giorni sulla figura di Monsignor Cesare Mazzolari, il vescovo combognano di Rumbek, deceduto improvvisamente il 16 luglio scorso mentre celebrava la messa nella sua cattedrale. Un ricordo inedito del missionario bresciano è quello proposto da padre Giulio Albanese, combognano come Monsignor Mazzolari unito al vescovo dalla passione per l'Africa. Monsignor Mazzolari, ha affermato padre Albanese, è stato un grande della missione che si è prodigato per i poveri. Contrariamente a quanto molti hanno scritto, non si è mai schierato per una parte in causa. Non ha esitato a condannare con durezza sia le violenze del regime governativo, ma anche gli abusi dei ribelli del sud. Il suo punto di riferimento è sempre stata la gente che per tanti anni ha dovuto sopportare la tragedia della guerra. Quel che per il combognano non bisogna dimenticare di Monsignor Mazzolari, anche in termini di eredità, è la sua azione evangelizzatrice. Padre Cesare ha lasciato un messaggio che non vale solo per il Sud Sudan, ma per l'intera Chiesa. L'evangelizzazione non è solo una questione di numeri. Anche una presenza numericamente insignificante, come quella dei cattolici nella diocesi di Rumbek, può essere elemento trainante per la costruzione di una società nuova. Monsignor Mazzolari ha indicato la via per una missionarietà generosa e operosa. La sua esperienza nel Sud Sudan potrà essere paradigmatica anche per l'evangelizzazione a Brescia.